ragazzi, oggi siamo qui sul Ticino a fare un po' di prospezione dopo le alluvioni che ci sono state. Sembra tutto divelto, tutto cambiato, l'acqua è entrata dappertutto, ha ripulito gran parte dell'erba e del bosco che si era formato negli anni, che con una piena non era bastato a ripulire. Infatti qua siamo veramente completamente dentro la parte dove il fiume è entrato e ha praticamente messo a vista tutti i ciottoli che c'erano sotto l'erba, quindi tutte zone da prospettare. Io lascio stare lì. E adesso voglio raggiungere un punto strategico per vedere che cosa può essersi accumulato dopo 4 mesi di piene. Sono qua con Rio e la Prospector. In questo modo voglio lavorare qualche secchio semplicemente, giusto per capire il potenziale, e poi andiamo di bombe a mano, ruspe, gru e pompette di sentina. Quelle sono veramente le più efficaci di tutte. No, speriamo di non perderci, vediamo un po' cos'è qua. Dopo. Abbiamo raggiunto un po' di prato pieno di zanzare. Attraversiamo questa parte, forse dovremmo essere sullo spiaggione, vediamo se riusciamo a intravedere lo spiaggione. Siamo arrivati su un bello spiaggione, penso che sia tutto di porto nuovo, qua era bosco praticamente. E adesso il fiume si sta spostando un'altra volta a ovest. Sto vedendo i movimenti dell'acqua dove prima non c'era, anni indietro, e adesso sta arrivando, quindi l'erosione di quest'anno con le mezze piene che ha fatto, che sono le più micidiali per erodere i crostoni praticamente, e ha buttato giù tanto materiale da poi portare il fiume dalla parte opposta, dato che la forza del fiume di una grande piena non è stata sufficiente a spostare quel materiale che cadeva dal crostone, ma è rimasto lì sottostante creando nuove spiagge, e in automatico praticamente il fiume si sposta. E ne stiamo vedendo, io ne sto vedendo praticamente l'evento. Rio, andiamo a cercare l'oro? Andiamo. Sarebbe bello andare giù di là, però non posso inoltrarmi in queste... Ma che bello, ma è fantastico ragazzi, guarda. Caspita, aspetta, voglio proprio andare a vedere, giusto dare un'occhiata, perché non è quella lì la mia meta, però si sono formate dei rigagnoli che sono spettacolari. Guardate fino a dove va. E poi di lì ci saranno le lanche. Andiamo avanti. Ci siamo ritrovati
in un'altra selva dove questi... E questo cos'è? C'è scritto qua. Non c'è scritto niente. Andiamo a vedere. Guardate che pali. Si sono incastonati qua giù. Questo Alticino, ragazzi, è un posto meraviglioso per cercare le pietre, i corindoni, i zaffiri, i granati, la selce, tanti minerali. Andiamo. Vai Rio. Dove cacchio siamo finiti? Eccoci qua. Oh, che siamo arrivati.